Ciao, è ancora carnevale e oggi preparo bombe e ruote fritte. Gli ingredienti che mi occorrono sono 1 chilo di farina, metà Manitoba e metà 00, 400 ml di latte, 5 uova intere, un bicchierino di maraschino, scorza di un'arancia e di un limone biologico, un pizzico di sale e un pizzico di vaniglia in polvere. 5 g di lievito di birra fresco, 100 g di burro sciolto, 130 g di zucchero. Nella ciotola ho versato le 5 uova, lo zucchero, scorza di arancia e di limone e inizio a lavorare un attimino in modo che lo zucchero si sciolga un pochino. Nel frattempo verso anche il lievito nel latte in modo che si sciolga un pochino. Dopo aver mescolato bene, aggiungo anche un pochino di latte e lievito. Mescolo ancora un po'. Aggiungo il bicchierino di liquore. In questo caso è maraschino, si può utilizzare anche il rum o un liquore a proprio piacimento. A questo punto verso tutta la farina e comincio a impastare. Man mano che impasto inizio a continuare ad aggiungere latte e lavoro. Vado avanti ad aggiungere latte fino a quando lo finirò completamente. Continuo a impastare. Dopo aver messo tutto il latte, continuiamo a lavorare per almeno una mezz'oretta a mano. Se invece disponete di una planetaria, di una impastatrice, lavorate per 10 minuti, un quarto d'ora, fate lavorare la macchina, sì, all'incirca un quarto d'ora. Quando abbiamo lavorato per bene l'impasto, andiamo ad aggiungere il burro e sale e vaniglia. Vado a versare nel burro, do una mescolata e vado a versare. Lavoro ancora molto bene affinché tutto il burro, il sale e la vaniglia si vadano a incorporare perfettamente con l'impasto. Dopo che abbiamo lavorato bene con il burro e ha assorbito completamente il burro, l'impasto si presenta così, bello liscio. Ora non mi resta altro che coprirlo bene con la pellicola e portarlo in frigorifero, aspettare che raddoppi. Aspettiamo fino a domani. Quando vediamo bello lievitato, possiamo iniziare a preparare sia le bombe che le ruote. Buongiorno a tutti, sono passate esattamente 24 ore da quando ho messo a lievitare l'impasto per le bombe e per le ruote. L'impasto è lievitato molto molto bene, molto lentamente, e siamo praticamente pronti a dare forma alle bombe e alle ruote. Una bella spolverata di farina sul tavolo da lavoro e vado a rovesciare l'impasto. È meraviglioso, profumatissimo di agrumi, arancia e limone. Si sente anche la vaniglia, buonissimo.
altra bella spolverata di farina sull'impasto, così poi col mattarello andiamo a tirare. Ho tirato l'impasto con uno spessore di un centimetro circa. Con questo coppapasta e questo più piccolo vado a tagliare le ruote. Questo più piccolo taglio, faccio i buchi interni. Questo coppapasta un po' più piccolo vado a preparare le bombe. Vado a eliminare tutti i ritagli che poi impasterò nuovamente. Vado a prendere tutte le bombe e le sistemo da un lato del tavolo da lavoro, sempre infarinato, per evitare che poi si attacchino. Impasto nuovamente i ritagli. Dato forma alle bombe e alle ruote, lascio lievitare fino al loro raddoppio. Inizio a friggere le bombe. Vado a portare le bombe su un foglio di carta cucina in modo che assorba l'olio che cola, l'olio in eccesso. È il turno delle ruote, stanno cuocendo benissimo. Bombe e ruote sono finalmente pronti, bellissimi, soddisfattissima, cotti perfettamente, lievitati molto molto bene. Qualche bomba la vado a farcire con la marmellata di albicocche. Bombe, bomboloni, kraffen, possiamo chiamarli come più ci piace. Ruote, fatti fritti, fratti fritti, parafritos, ciambelle, graffe. Insomma, esistono svariati nomi per questa delizia. Cambiano veramente di pochissimi ingredienti, ma quando sono fatti bene il risultato è sempre lo stesso. Meraviglia, sono veramente venuti molto molto bene. Voglio subito provare ad assaggiare una bomba ripiena di marmellata. Come, perché praticamente dentro è talmente lievitato bene che si è svuotata. Eccola qua, spettacolo. E le ruote? Proviamo anche una ruota. Meravigliose. Proprio belle. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Sotto in descrizione vi lascerò
tutti gli ingredienti per realizzare a casa queste bombe e ruote spettacolari.